Sì, quello che avevo chiesto anche nel prepartita, avevo chiesto un atteggiamento positivo, propositivo. Sappiamo le nostre lacune, quali sono state fino adesso, quindi ho cercato di parlare con i ragazzi soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, al di là del sistema di gioco che a mio avviso sono numeri che lasciano il tempo che trovano. Bisogna vedere come viene interpretato un sistema di gioco. La squadra oggi ha fatto molto bene. Ha saputo soffrire, ha saputo attaccare, ha giocato sulle seconde palle, c'è tanto ancora da lavorare nella fase offensiva, maggiormente secondo me nella fase offensiva, però è anche normale perché sono 2 settimane che giochiamo con i due attaccanti con questo sistema di gioco, ma abbiamo preparato una partita cercando di andare ad attaccare sempre la profondità, l'hanno fatto molto bene, quindi sono contentissimo perché poi alla fine arriva una vittoria contro una squadra forte che sta facendo un inizio campionato importante. Sapevamo la rivalità che c'è anche tra le tifoserie, quanto ci tenevano i nostri tifosi a questa partita. Ci tenevamo un po' tutti, abbiamo dato una risposta soprattutto prima a noi stessi, perché dopo la bella partita di Genoa serviva oggi una grande partita di carattere e soprattutto portare a casa 3 punti. La società, abbiamo parlato col direttore, col presidente, giocando così sicuramente qualcosa davanti cercherà la società, se ci sarà la possibilità di prendere qualcosa davanti anche a livello numerico. Poi bisogna vedere negli ultimi giorni di mercato, per fortuna che finisce tra qualche giorno, perché per un allenatore non è mai facile lavorare nella sessione di mercato. Fortunatamente finisce, però ho molta fiducia nella società. È evidente che cambiando sistema di gioco cambiano anche gli obiettivi. Gli obiettivi nel senso le caratteristiche dei calciatori da andare a prendere. E quindi vedremo adesso cosa succede negli ultimi giorni, però dopo è passato 1 mese e mezzo, mi godo mezza serata col sorriso. Immagini, penso, abbiamo visto noi, hanno visto anche gli avversari, in più di qualche episodio, purtroppo a metà non siamo stati premiati, non ne parlo mai, con grande fatica provo a non farlo neanche oggi. Io penso che la prestazione c'è stata, è stata una prestazione di coraggio, abbiamo giocato, ovviamente quando hai davanti un avversario di questo calibro qualcosa concedi e nelle poche volte che abbiamo concesso purtroppo siamo stati penalizzati. Usciamo dal campo con 0 punti, penso che avremmo meritato di più, ci rimbocchiamo le maniche e proveremo a fare meglio nel futuro. Sono contento di quello che abbiamo fatto, abbiamo una rosa quasi completa, abbiamo ragazzi giovani di prospettiva, abbiamo qualcuno più esperto che sostiene questi ragazzi e affrontiamo un campionato difficilissimo con tante rose pronte che vogliono cercare di salire, che hanno investito tanto e cercheremo di farci trovare pronti di partita in partita perché poi tutte le partite diventano molto complicate. Però sono convinto che abbiamo le qualità per fare un buon campionato. Ma i nostri sono stati abbastanza chiari perché il Presidente ha fatto la conferenza inizio campionato e quindi ha detto che questa è una squadra che comunque ha cercato di cambiare tanto, in un anno e mezzo comunque ci siamo rivoluzionati, abbiamo perso tanti giocatori la passata stagione, ne abbiamo trovati degli altri giovani, dobbiamo essere bravi ad assemblarci e cercare di rimanere in questa categoria provando a salire di posizione ogni volta perché comunque ogni partita noi vogliamo scendere in campo per cercare di vincerla. E per quanto riguarda il Benevento ha dato continuità dei giocatori forti, quindi penso che l'obiettivo sia abbastanza chiaro.